Ciao ragazzi, eccoci qui a una nuova video recensione targata iPad Italia. Oggi vi andiamo a recensire, come potete vedere, due cover per iPad di seconda e di terza generazione con rappresentanti, come potete vedere, uno abbiamo Topolino, dall'altra parte invece abbiamo uno dei sette nani. Quindi andiamo a vederne una per volta e cominciamo, diciamo, dall'eroe più famoso, ovvero di Topolino. Quindi andiamo ad aprire le confezioni insieme. Uno e due, ecco qui. Andiamo. Allora. Quindi eccoci qui. Questa è una cover, come potete vedere, ed è in rigida, con ovviamente tutti gli slot per poter avere pieno accesso comunque al connettore dock, alle casse, ai pulsanti del controllo del volume e del blocco della rotazione, nonché ovviamente per quello che riguarda la fotocamera. Rappresentato leggermente in sovraimpressione invece il disegno di Topolino, e come potete vedere c'è il marchio ufficiale comunque della Disney. Quindi andiamo intanto ad inserire il nostro iPad all'interno del case ufficiale. Togliamo ovviamente tutte le altre parti e, come potete vedere, si adatta perfettamente a quello che è l'iPad di terza generazione, che, come sappiamo, è leggermente più spesso rispetto al modello precedente. Questo è ovviamente Wi-Fi, quindi non c'è nessun problema per quello che riguarda lo slot della scheda 3G, che ovviamente in questo caso verrebbe chiuso. Come potete notare, abbiamo completo accesso per quello che riguarda i pulsanti del volume nonché del blocco rotazione, così come quello che riguarda il pulsante di accensione, spegnimento e del blocco stesso. Anche il connettore dock risulta completamente libero. Quindi adesso andiamo a sganciare, come potete vedere, con estrema semplicità la cover di Topolino, e andiamo a vedere la seconda cover, e parliamo, come abbiamo potuto vedere, di uno dei sette nani, che credo sia Brontolo. Ora, sono grande con l'età e non ho figli, quindi mi ricordi, se non mi sbaglio, dovrebbe essere Brontolo. Anche in questo caso sempre della serie Disney. Infatti anche in questo caso abbiamo il marchio ufficiale della Disney, e in questo, al contrario, diciamo, della custodia precedente, che prevedeva anche comunque un logo sulla parte alta, in questo caso il disegno è stato va a prendere tutta la parte posteriore. Come modello precedente, potete vedere, abbiamo tutti gli incavi necessari per agganciare perfettamente, utilizzare perfettamente anche il nostro iPad. Andiamo a fare la prova con l'iPad di terza generazione, che, come potete vedere, si aggancia senza nessun tipo di problema. Pulsanti liberi, dock libero, ovviamente cassa audio, e i pulsanti con le cuffie per quello che riguarda la parte superiore. Anche la fotocamera, come potete vedere, è completamente libera. All'interno poi di ogni singola confezione, sia per quello che riguarda Topolino che quello che riguarda la confezione di Brontolo, diciamo così, abbiamo un piccolo panno comunque per mantenere pulita il tutto, e anche diciamo, un utile cover per andare a coprire il nostro iPad, così da non graffiarlo comunque, e mantenere comunque il touch perfettamente. All'interno ovviamente troviamo tutto il necessario, quindi anche diciamo, questo piccolo pezzetto di cartone comunque, che serve per togliere ovviamente le bolle. Come dicevo, lo troviamo sia per quello che riguarda la versione con Topolino, che quella con Brontolo. Quindi eccolo qui, anche qui abbiamo il panno, e ovviamente andiamo a toglierlo così siamo sicuri. Le troviamo anche per quello che riguarda le cover davanti, in modo che possiamo proteggere in maniera perfetta il nostro iPad.
Questo era il prodotto che vi volevo presentare. Detto questo, non ci resta che salutarvi e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!